Chuchu Charles in Garten of Banban 4 è un incubo, è tutto vero. E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione. Oh, siamo finalmente ritornati su Garten of Banban 4, voi due. Vi dovete allontanare. Ma non è possibile che mi fate cagare addosso ogni volta. Guarda, guarda come si muovono. Guarda come si muovono. Due imbecilli. Un pollo arrosto e un tizio molto molto strano. Devi smetterla di guardarmi così. Guarda, adesso li faccio buggare. Adesso li faccio buggare. Venite. Oh, venite. Oh, 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 oh. Guarda, guarda, guarda. Li ho buggati. Sono due stupidi. Allora, qui cos'è che dobbiamo fare? Tutti i sistemi di ventilazione sono operabili. In che senso? Non ho ben capito. Questo lo posso utilizzare? No, non mi ricordo che tasti devo premere. Ah, mi hanno incastrato. Ragazzi, mi hanno incastrato. Cioè, vi rendete conto? Guardali, guardali, guardali. Uno peggio dell'altro. Scemo e più scemo. E poi c'è più scemo che sono io. Come si fa? Ah, ok, non mi ricordavo più i tasti, ragazzi. Ho dei problemi come questi due che ogni volta non mi fanno passare. Dobbiamo premere questo. Vediamo. Oh, apri la porta. 3 ore per aprire una porta, mi sembra eccessivo. C'è una rotella. Questo è il pezzo di cui abbiamo bisogno da questa sezione. Ah, è vero. Dovevamo trovare dei pezzi in tutte le sezioni della mappa. Molto, molto interessante. Ma posso correre? Sì, effettivamente sì, posso correre. Guarda. Il sorpasso, Valentino Rossi. Sì, a sinistra c'è il sorpasso. Quasi ci siamo, vai. Guarda, 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 sono molto più veloce di te, che hai le gambe alte 27 metri. Vieni Opila, posso prendere Opila? No, non posso prendere Opila, vai, vai. Valentino Rossi, il sorpasso. Si mette avanti e vince. Sì, più o meno. Questo è uno psicopatico, probabilmente. Se vinco mi ammazza. Guarda, guarda le zampette di Opila. Sono tipo una mitraglietta. Guarda Opila quanto è veloce. Ma io sono più veloce. Sì, ciao Jester, tutto bene? Allora, da che parte dobbiamo andare esattamente? Dobbiamo... Allora, patti chiari e amicizia molto lunga. Vabbè, ma io stavo parlando. Cioè, non c'è bisogno di fare così, di snobbarmi totalmente. Brutto imbecille. Scusa, la tua faccia mi mette ansia, quindi non ti insulto più. E questo da quando sta sull'ascensore? Ma esattamente cosa dovrebbe essere? Sono un po' ambiguizzato. Ok? Dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare al viola? Dobbiamo andare al verde? Dove dobbiamo andare? Da nessuna parte, a quanto pare. Hanno deciso loro. Pila, per favore, torna da me. Ti prego. Lontano da te non riesco a stare a... Oh, oh, ma mi prendono in giro? Sì, scusa. Non mi prendi in giro, te lo giuro. Ragazzi, mi fa cagare sotto. Oh, abbiamo... Ma scusate, ma mi stanno trollando? Prima si ferma, che voglio scendere, e poi riparte. Guarda, guarda, adesso si è fermato. E poi riparte. Mi sa che dovete un attimo controllarla, questo ascensore, questo treno, o qualunque cosa sia questa cacata. Guarda, possiamo scendere almeno. Mi sta trollando! Non posso scendere neanche là. Sì, ma dove stiamo andando esattamente? Io sto cominciando a cagarmi un po' sotto. Non vedo neanche più Opila, tanto che è buio. Ok, Opila è arrivata. Siamo arrivati anche noi, per favore? Sì, a quanto pare siamo arrivati anche noi. A posto così? Si può scendere? Vero che si può scendere? Oh, dirigiamoci verso l'ascensore per vedere se il pezzo si adatta. Ma come parli bene, hai imparato l'italiano finalmente. Ragazzi, non so perché, ma i mostri di Garten of Banban non sanno parlare, scrivono male. Guarda questo imbecille. È bravo a farmi paura solo con il suo sorriso smagliante, però devo dire che hai un bravo dentista e soprattutto ti lavi i denti ogni giorno, cosa da non sottovalutare. Ok, soprattutto tu che mangi funghi allucinogeni. Ora la vera domanda è: come ha fatto a passare in mezzo alla corda senza distruggersi? Vabbè, stavo scherzando, non ci faremo domande. Ma l'altra vera domanda è: cosa ci fa Opila lì davanti se fino a 3 secondi fa era lì dietro? Non lo sapremo mai. Adesso tu stai attento. Bravo! Hai anche imparato a camminare al centro. Ma sei fortissimo, bro! Grande! Non pensavo... Io stavo per cadere invece mentre parlavo con lui. Sono veramente un imbecille. Ma adesso esattamente qual è l'ascensore tra tutte
aperte queste porte. Per favore non dirmi che devo andare di nuovo lì dentro. Ok, ah, c'è un ascensore qui fuori dalla sala degli interrogatori. Veramente intrigante. Adesso dovrebbe funzionare. Su, no, 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 no. Opila, per favore, vieni con me. No, non vieni con me. Oh, guarda, c'è Nab Nab e Nab Nalina. Oh, voglio 1 miliardo di Bancoins. Anzi, 2 miliardi, perché entrambi li ho già sconfitti. O comunque non ancora, ma li sconfiggerò. Quindi inizia a darmi soldi, sfigato. Dove lo devo posizionare il pezzo? Questo è uno dei tre. Ok, perché siamo venuti fin qui se dovevo prendere anche gli altri? Imbecille che non sei altro. Quindi devo praticamente andare a prendere gli altri pezzi? Potevamo evitare di arrivare fin qui. Lo davo a te e lo montavi tu, stupido idiota. Però forse è meglio che io vada. Mi stavi mettendo ansia sempre di più. Quindi ragazzi, per favore, andiamocene. Mi sono cagato addosso. Quel fungo lì giù sembrava Squiddy di SpongeBob. Ho detto, com'è possibile che abbiano aggiunto Squiddy di SpongeBob? Opila resta lì per sempre. Ragazzi, sono un po' confuso. Devo andare a prendere gli altri pezzi. Mi spiegate cosa devo fare, per favore? Ma non è che devo ritornare a parlare con il canguroide viola? Ciao, Bouncelia. Abbiamo problemi con l'ascensore. Non è che ci aiuteresti a trovare i pezzi? Per favore, bentornato. Spero che il tuo viaggio sia valso la pena e l'ascensore un po' più utilizzabile. No, ti ho appena chiesto i pezzi che si è rotto. Ma anche tu devo dire che hai parecchi problemi. Volevo farti sapere quanto rispetto le cose che stai facendo per riavere tuo figlio. Ah sì, grazie. Ormai non so leggere. Mi avete abituato un po' male con il vostro non sapere l'italiano. Mettere la tua vita in pericolo e combattere forze di gran lunga più potenti di quanto tu voglia. Mi fai finire di leggere? In segno di rispetto, per favore, accetta questa tessera magnetica blu. Quale? Quale tessera? E questa qua? Sì, sì, parla, parla. Io intanto prendo la tessera. Non posso prenderla finché non smette di parlare. Sentiti libero di rimanere quanto vuoi. No, ma tu sei manco pazza? Rimanere quanto vuoi qui, insieme al baby piccione, il tizio psicopatico e a te? Anche no, grazie. Dico 5 perché un tuo amico si è presentato mentre eri via. Cioè? Era in uno stato danneggiato, gli ho detto di stare in infermeria. No, 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 io non ho amici. Ha chiesto di te. No, ti giuro che io non ho amici qui dentro. Fidati se ti dico che non ho amici. Te lo giuro, Bonzelia. Vabbè, io prendo la tessera e me ne vado. Potresti smetterla anche tu di fissarmi? Ma che problemi ha questa gente che ogni volta deve fissarmi? Quindi, a quanto pare, ho un nuovo amico danneggiato, sicuramente mentalmente, che adesso è in infermeria. Ottimo. E io ho una tessera blu. Ancora più ottimo. Ora la domanda è, dov'è l'infermeria? Anzi, domanda più importante. Cosa me ne faccio della tessera blu? Oh, mamma mia, questa zona era già aperta. Ok. Ah, questa è l'infermeria. Ah, qui sono rinchiusi tutti? Guarda, qua c'è il lumacoide. Qua c'è Bamban, che tecnicamente è il mio amico in infermeria. Assolutamente sì. Qui non c'è nessuno, qui non c'è nessuno. Nessuno. Dove sono finiti tutti gli altri esattamente? Comunque, Bamban non è mio amico. No che non lo è. Oh mamma mia, oh mamma mia. Allora bro, per favore, io vengo in pace. Non voglio disturbarti. Cioè, se stai male, finisciti di curare. Oh, quando la regina ha menzionato di avere molti nuovi visitatori un giorno, ho capito che dovevi... No, no, questi infarti... No, 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 ragazzi, non ha senso. Non ha senso, eh? Questa roba non ha senso. Mi sono cagato addosso. Mi sono cagato letteralmente addosso. Cioè, guardate, ma perché sono tutti psicopatici? Ho provato a comunicare con te da lontano per un motivo. Ora sai il vero motivo. No, non lo so. Voglio farmi perdonare, ma stai tranquillo. Cioè, a meno che tu non sappia un metodo per uscire di qui, mi ha informato della situazione con l'ascensore. Voglio aiutare. Ecco, ecco, già iniziamo a ragionare. Mi sento molto più sicuro ora. Verrò ad aiutarti trovare... Non sapete parlare! Non sapete parlare! Che problemi avete? Ho solo bisogno di riposarmi un po'. Riposati. E quindi? A posto? Richiedi la tessera magnetica per la cella alla fine del corridoio. Non posso uscire. Ah. Ops, adesso posso uscire. Non avevo visto la tessera. No, qui non le posso usare. Qualcuno ti sta aspettando nella cella in fondo al corridoio. Chi mi sta aspettando è Arancione. E Arancione, qua c'è Stinger Flynn, vero? Si chiamava Stinger Flynn il polipoide? Sì, è proprio lui. Ciao bro, cosa ti hanno fatto agli occhi? Mi sa che alla fine gli ho tirato davvero un pugno e l'ho sfondato. Ciao. No, qui non posso salire. Ah, per farlo parlare devo inserire la tessera. Ok, e ti telefono casa. Ciao, sono qui. Lui almeno ha un solo occhio, quindi non può guardarmi come uno psicopatico con due occhi. Oh, sei tu. Sì, sono io. Non preoccuparti, non posso fare
farti del male. Alla fine, dopo essere riuscito a tenere Josh sotto controllo, dovevi solo venire a farlo arrabbiare. In che senso, Solor? Ha scritto Solor. Ma perché non sanno scrivere né parlare? Guarda dove ci ha portato la tua arroganza. Oh, oh, imbecille, stai molto calmo, altrimenti ti tiro il drone negli occhi. Hai capito? Te lo sfondo quell'unico occhio che hai. E adesso, ma a prescindere, ho qualcosa che voglio mostrarti. Che cosa vuoi mostrarmi? No, 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 ti giuro che sto bene così. Sembra proprio che tu ne abbia bisogno. No, 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 lasciami, lasciami, lasciami con quel tuo tentacolo schifoso e viscido. Oh, mamma mia. Dove siamo? Ciao, Nab Nab, Bam Bam, Stinger Flynn. Cos'è quella bestia lì dietro? Che cosa mi sono perso? Non me lo ricordo. Sono d'accordo. Oh, guarda che io non dormo in piedi. Prendi alcuni degli snack di verdure che abbiamo raccolto e mangia. Ci sono degli snack di verdure. Oh, ciao Pila! Ciao Pila! Sono tutti finiti. Ma siete stupidi? Ma perdonatemi, prima mi offrite del cibo e poi non me lo date? Cioè io non lo so. Oh Pila, fai qualcosa. Oh, no, 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 dallo a me. Dallo a me, fammi mangiare. Cosa mi guardi con quei tre occhi? Oh, l'ha dato a me. Che carino. Ragazzi, ragazzi, cos'era quel suono? No, 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 io quel suono lo conosco. Molte altre creature risiedono in questo ecosistema. No, 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 no. Io quel suono lo conosco molto bene. Ma è il trenoide? No, non può esserci, non può esserci il treno. Che tipo di animale fa quel suono, bro? Non è un animale. Hanno messo Ciuciu Charles. No, ma chi si sta mangiando? Ma quello è Bam Bam? Quello è Nab Nab. Nab Nab è andato a aiutare Bam Bam. No, 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 Ciuciu Charles. Ciuciu Charles, che ci fa Ciuciu Charles qui? Oh, non ci posso credere. Nab Nab ha salvato Bam Bam accarezzando Ciuciu Charles. In quale multiverso sono finito? Anche io ho mangiato dei funghetti allucinogeni. Ragazzi, non ci posso credere. Che ci faceva Ciuciu Charles? Perché sono svenuto? Oh, mamma mia. Ciao Stinger Flynn, è stato un piacere. Ho visto un treno, non mi è piaciuto, addio. Posso andare da Bam Bam, che non c'è più in infermeria? Dove è andato l'imbecille? E là, Bam Bam, dove sei? Per favore, qualcuno può darmi una mano? Devo andare a prendere le altre parti dell'ascensore. Questa roba si fa sempre più intrigante. Sì, ma dov'è Bam Bam? Me lo sono perso, per fortuna. E qui perché il ponte? No, 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 no. Io non ci voglio andare lì, mi sto cagando sotto. Sì, ma Bam Bam dov'è, ragazzi? È scappato dall'infermeria. E adesso non è che me lo ritrovo dietro e mi cago addosso. No, non me lo ritrovo dietro e mi cago addosso. Me lo trovo davanti e mi cago addosso lo stesso. Dove sei stato? Guarda, sono stato in una specie di sogno dove tu stavi per essere mangiato da Ciuciu Charles, un treno demoniaco con la faccia. Sì, mi dovete far finire di parlare, brutti maleducati. Dov'è l'altro tizio? Eh? Dove è andato? Dai che lo devo catturare per un miliardo di... Ah, eccolo. Sono un imbecille comunque assurdo. Tecnicamente adesso dovrei andare nel feeding sector perché il ventilation l'abbiamo già fatto. Quindi tecnicamente io devo premere questo, perché nel ventilation l'abbiamo già presa la rotella. Andiamo? Sì, sì. Però adesso non c'ho Pila. Sento che ora è un buon momento per presentarci. Non è vero. Non è vero, non è mai un buon momento per parlare con uno psicopatico con in testa dei cappellini da feste che mi sta parlando con la lingua di fuori. Mi metti ansia. Mi mettete tutti ansia. Dove sta quell'altro? Dove è andato? Meno male che sta davanti, che qualcosa lo odio, quel pezzo di ferro. E tu sei un pezzo di imbecille. Erano qui, muoviamoci. Dove? Dove dobbiamo andare? Non ho capito. Dobbiamo andare dritto? Ragazzi, dove dobbiamo andare? La smetti di guardarmi? No, 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 no. Questa roba è tipo l'esorcista. Sì, muoviamoci. Io mi sto muovendo. Perché lui non si sta muovendo? No, ti prego, non dirmi che ho buggato anche questo gioco. Per favore, non dirmi che l'ho buggato. Che cosa devo fare? Idiota? Io mi sto muovendo. Io adesso me ne vado. Ma perché non mi stanno seguendo? No, di qua non posso andare. Ho rotto davvero il gioco. Ragazzi, me lo potete scrivere nei commenti. Sono leggermente confuso. Perché il coso di ferro si è attaccato a lui e per fortuna si è sbaggato? Stai giù. Oh, no, no, è Jumbo Josh. Sto giù, sto giù, sto giù. Mi nascondo dietro di te. No, non mi nascondo più dietro di te. Guardalo. No, io non voglio stare giù. Guarda, guarda, guarda. È andato a mangiare. Gli danno delle palline verdi da mangiare perché lui è verde. Sì. Quello era Stinger Flynn. Deve essere stato una trappola che lo sceriffo ha preparato prima. Oh, geniale, povero Josh. Non riesco a immaginare quanto sia tutto confuso per lui. Per lui? Devi vedere per me quanto è confuso. Cioè, io non capisco, questi sono tutti malati. Non era chiusa a chiave l'ultima volta che sono stato qui. Ma guarda un po', che sfortuna. Non può essere troppo difficile aprirlo. Ma io che ne so? Che ne so se è difficile? Devo premere dei tasti? Oh mamma mia, devo premere tutti i tasti? Posso dire che sono leggermente confuso, anche più di prima che lo stavo buggando? Devo premerli tutti? Non,
credo funzioni proprio così. Cioè, o almeno, suppongo, magari sto facendo bene, li devo accendere tutti. A posto? Ho vinto? No, mi sa che non ho vinto. Non ho la tessera. E non ho la tessera neanche per aprire qui, vero? E invece la tessera per aprire qui ce l'ho. Salve. Ci sono delle scale che portano all'inferno. No, ragazzi. Ragazzi, ma perché? No, è tutto buio. È tutto buio. Dove sto andando? No. Cos'è sta roba? Premi il tasto sinistro del mouse per usare il tuo giocattolo. Dov'è il mio giocattolo, però? Ah! Practice safety and you'll be okay. Ok? Lo devo fare con i pallini sopra? Ma questa roba è geniale, quindi OK, perfetto. Qui posso aprire? Oh, anche qui posso aprire, però. E là? Sì, ma non funziona perché forse devo premere il pulsante. Anche qui posso aprire? Sì, ma non funziona. Guarda, guarda cosa c'è qui dietro. No, qui invece funziona. Ma qui contengono i jester? Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Quindi li creano in laboratorio. Ce n'è uno viola e azzurro. Uno un po' a pezzi. Uno arancione e verde. Ma questa roba è assurda. E qui dentro cosa c'è? Una corona? Ho preso una corona? Penso che mi servirà dopo. Devi solo entrare qui, rubare ciò che è nostro e poi andartene. Voi umani siete tutti uguali, ladri senza vergogna. Oh, oh, chi sta parlando? Non ho capito. Sta parlando questa testa? Per avere la corona non me ne potrebbe fregare di meno. E allora stai zitto e fammene andare. No, non ti do nessun applauso. Ti do gli schiaffi, altro che applausi. Posso andarmene? Me ne posso andare? Non ascoltare quel tizio laggiù. Ragazzi, stanno parlando i pezzi di jester? No, sto impazzendo. Sto impazzendo, non voglio vedere niente. Un trucco di magia? No. Apriti sesamo. Adesso mi apre la porta, vero? Vabbè, io non ho parole. Grazie per avermi fatto uscire. No. Non ve li do gli applausi. Vi ho detto che vi prendo a schiaffi. Oh, però questo è diventato verde. Aspetta, ma devo lanciare il drone contro il pulsante? Vediamo. Sì, devo lanciare il drone qui. E poi devo anche lanciare il drone qui. Vai drone. Oh, ti muovi? Ok, vai lì. Perfetto. Adesso dovrebbe aprirsi questa porta. Sì. Oh, mamma mia. Cos'è questo casino? Ah, c'è un cappellino. Non mi dire che posso mettere la corona al drone. Non ci credo. Posso mettere la corona al drone. Dov'è? Guarda, gli ho messo la coroncina. Si vede lì su? Ah, praticamente devo seguire le X per il percorso. Ok. Ah, giustamente per direzionare il drone. Quindi il drone adesso deve andare da quella parte. Ecco, non proprio da quella parte. Ah, aspetta, vuoi vedere che c'è una X anche qui dietro? Lo sapevo. Quindi seguo il drone che dovrebbe azionare uno di quei pulsanti. Sono troppo geniale. Poi devo premere qui e il drone dovrebbe arrivare da questa parte, vero? No, mi sa di no. Ah no, devo premere qui e poi come devo fare? Da che parte lo devo lanciare? Da questa parte c'è una X. Dovrebbe premere un altro pulsante. Perfetto. E poi mi sa che anche da questa parte, a questo punto, dovrebbe esserci una X. Fantastico, ragazzi, sono un genio. Ditemi che non sono un genio, per favore. Aspetta, il drone adesso dovrebbe stare lì. E qui dovrebbe esserci l'ultimo pulsante, giusto? Vai. Oh, e adesso però devo farlo uscire. Quindi per farlo uscire, dove devo direzionarlo? Se il drone è lì, devo farlo ritornare. Tornare qui. Vediamo. Ok. E adesso devo farlo ritornare da questa parte. Vediamo se funziona. No. Perfetto, non funziona. Faccio cagare. Ma non è che il drone devo richiamarlo? No, però non viene qui. E invece sì, va lì. Ah, devo farlo sbattere su questa X per poi farlo sbattere sul pulsante che dovrebbe attivare la porta, giusto? Vai, ti prego. Mamma mia, che precisione. Sì, certo. Guarda che precisione. Vai, sbatti contro il pulsante e la porta si apre. Avada Kedavra. Cioè, no, volevo dire bim salabim bim. Vabbè, quello. Comunque, adesso dobbiamo tornare sopra, inserire il codice OK e poi sicuramente ci farà aprire la porta. Ciao, Tremitaki e Fracatatataki. Come state? Tutto bene? Solo che queste scale, completamente buie, mi mettono ansia. Cioè, mi sto cagando addosso. Guarda, c'è solo una piccola luce. Adesso, tecnicamente, dovrei avere il tutto. Perché qui devo disegnare una K. Oh, perfetto. Allora, la K, se non erro, era disegnata così. Poi così. E poi così. Perfetto. Qui mi ha dato il verde. Fantastico. E qui semplicemente era come creare una chest su Minecraft. Quindi mettere il legno tutto intorno, ragazzi. Guardate qui. Che citazioni di un certo spessore. Perfetto. Adesso dovrebbe essersi sbloccato questo. Ci siano due porte. Ma io la tessera qui l'ho già presa. Perché io sono avanti, bro. Io sono troppo avanti. Sono
sono troppo intelligente. Prima di afferrare il pezzo dell'ascensore c'è qualcosa che devo fare. No. Devo consegnare questo impostore a qualcuno molto vicino a me. A chi? A te gli onori? No, ragazzi. Ah, che posso fare? Oh, mamma mia. Appare qualcosa di gigante adesso. Deve essersi sentito molto solo, ma gli ho trovato un nuovo amico. Ora aspettiamo. Sì, aspettiamo. Nab-nab! No, non era Nab-nab che doveva venire. Si è rubato il pezzo di metallo. Non possiamo lasciare che Nab-nab lo prenda. No, no, corri, corri. Guarda che schifo con la lingua lì sopra. Mamma mia. Vai, corri, corri. Valentino Rossi, perché è rosso? L'avete capita? Perché Bamban è rosso e quindi Valentino Rossi. Sì, però io non riesco a correre più di così. Mi aspettate? C'ho già l'affanno. Per favore, sto sudando. No, si è chiusa la porta. No, dai, per favore. Per favore, lasciatemi un attimo di tregua. Non il parkour. Non il parkour. Però io sono parkour master. Guarda qua. Guarda qua che parkour master. Ok? Ok, posso farcela. Posso farcela. Mamma mia, comunque non ho mai visto nessuno fare dei salti così grossi. Ma siamo pazzi? No. Ho provato a sistemarti così tante volte, ma sei semplicemente irreparabile. No, no. Battaglia epica? Pazza sgravata? Quando è troppo No, no. No, 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 no. Lascia stare Bamban. Per favore. Oh, Madonna. Oh, ragazzi. Ragazzi. No. L'avete visto anche voi? Era demoniaco. Adesso dovrei anche entrare lì dentro dopo che è diventato un Hulk demoniaco e l'ha sbattuto contro il muro. Io non ci tengo proprio, anzi, lo facciamo insieme nel prossimo episodio. Al prossimo video.